In questo mondo ci sono cose veramente terrificanti. No! Ma non sto parlando delle scene più cruente dei film horror o della recitazione degli attori di Un posto al sole. Ma sto parlando di cose molto più paurose, molto più spaventose, la cui sola vista ci lascia sgomenti e disorientati. No, non intendevo Platinette. Cose veramente inquietanti, paurose, raccapriccianti. Ma no, non è nemmeno Platinette senza parrucca. Il vocabolario della lingua italiana. Beh, oddio, per molta gente questo oggetto sicuramente è spaventoso. Ma non è nemmeno questo di cui voglio parlare. Ma sono le domande stupide, assurde e imbarazzanti che venivano pubblicate su improbabili riviste come... cioè e Top Girl. Se qualcuno di voi ha avuto la fortuna, o sfortuna a seconda dei casi, di andare a scuola e frequentare una classe con molte ragazze, sicuramente vi sarete imbattuti in queste vergognose pubblicazioni che le nostre compagne del liceo o delle medie leggevano sotto il banco prima dell'inizio delle lezioni. E se, come me, mossi da un'irresistibile curiosità, vi siete fatti prestare una di queste riviste per sfogliarla e quindi sfuggire alla noia mortale di una interminabile ora di aritmetica, sarete giunti per forza alla fantomatica pagina della posta, che in realtà non era altro che un guazzabuglio di cagate, una raccolta di ovvietà esacerbanti, che dimostrava quante rincoglionite o vergognosamente ignoranti ragazze abitavano in questo cazzo di paese. In 5 anni di scuole superiori ho letto talmente tante castronerie, domande e curiosità talmente assurde che in svariati casi mi è anche venuto il dubbio che fossero tutte vere. Comunque, siccome io mi sono autolesionato leggendo queste stronzate, mi è sembrato giusto condividere con voi queste cose perché è giusto che anche voi, miei fan, sappiate. E poi era tantissimo che non facevo un video e non mi veniva in mente un cazzo di meglio. Quindi ecco selezionate per voi le peggiori domande su amore e sesso tratte dalla posta di Cioè e Top Girl. Per avere 13 anni sono troppo magra. Vorrei sapere quali sono gli alimenti che fanno crescere il seno e le gambe. Hai provato a innaffiarti i piedi? È vero che lo sperma ai ragazzi esce solo di notte? Eh certo, perché noi siamo dei predatori notturni, lo sanno tutti. Ho provato a mettere un assorbente interno, ma non sono riuscita a farlo entrare. È perché sono vergine o perché non sono normale? Sicuramente la seconda, senza ombra di dubbio. È possibile fare l'amore quando si è vergini? Ma no, devi aspettare che tu perda la verginità spontaneamente. Io e una mia amica ci siamo sempre chieste, le donne primitive avevano il ciclo? E come facevano senza assorbenti? Ma probabilmente raccoglievano il tutto nelle uova di dinosauro. Cara dottoressa, ho una curiosità. Una ragazza che fa l'inseminazione artificiale rimane ancora vergine? Se sì, quando partorirà, non essendoci stata rottura dell'imene, il bambino potrà nascere normalmente? In questo caso c'è rischio di perdere la verginità? Se sì, vuol dire che è meglio partorire con il cesareo? Cioè, ma come cazzo stai? Cara dottoressa, ho 13 anni. Casualmente ho saputo da un'amica che si può rimanere incinta non solo attraverso i rapporti sessuali, ma anche in altri modi. Per esempio, se lui è appiccicato a lei ed è eccitato, lo sperma può fuoriuscire e passare attraverso gli indumenti fino alle parti intime. È vero? Eh sì, è un acido corrosivo come il sangue di Alien. Ho 12 anni. Un amico di mio fratello di 16 anni è molto carino. Mi ha convinta a fare l'amore senza preservativo, poiché non avevo ancora le mestruazioni. Una settimana dopo mi sono arrivate. E poi ho cominciato a mettere su chili e pancia. Sono incinta? Che cos'è una persona imbecille? Cara dottoressa, ho 15 anni e non ho ancora le mestruazioni, poiché mi masturbo da quando sono piccola. Non è che sono diventata sterile? No, però sicuramente sei un cicinino zoccola. Quando una ragazza non è più vergine, può usare gli assorbenti interni o questi si disperdono nel corpo? Eh sì, perché il corpo umano è come un acquario. È
vero che se lui mi bacia, siamo fidanzati? Abbiamo toccato il fondo. Per fare l'amore, bisogna essere nudi? No, puoi farlo anche vestita da Pokémon. Ho il ragazzo, ma non lo vedo spesso. Così mi innamoro sempre di altri ragazzi. È normale? Ah beh, se sei una donna, è normale. È vero che il primo giorno delle mestruazioni non si può fare la doccia, altrimenti si diventa sterili? Certo, com'è vero che facendosi le pippe si diventa ciechi. Ma Dio! È di una stupidità immane. È vero che si può rimanere incinta con un semplice bacio? A vedere la tua intelligenza, probabilmente a tua madre è successo. Cara dottoressa, ho 14 anni e il mio ragazzo vorrebbe che io perdessi la virginità. Anche io desidero fare l'amore con lui, ma sono preoccupata del fatto che quando arriverà il giorno del mio matrimonio non potrò più indossare l'abito bianco e quindi tutti si accorgeranno che ho perso la virginità prima del matrimonio. Come faccio? Io ho visto persone suicidarsi per molto, molto meno. Ho il seno molto cadente e quando mi tolgo il reggiseno mi arriva quasi all'ombelico. Questo mi crea grandi complessi. Ho qualche malattia. Che fare? Eh sì, si chiama obesità esagerata. Mangia meno. È vero che se pensi a lui mentre in una notte di luna piena immergi tre rose in acqua a testa in giù legate con un filo di lana rossa e poi le seppellisci e le annaffi, lui si innamorerà di te entro 30 giorni? Portatelo al Montefatro e gettatelo nella lava! Ciao a tutte, sono Giulia di 15 anni. Ma voi come vi masturbate? A cosa pensate mentre lo fate? Ma farti un po' di cazzi tuoi? Ciao a tutte, chiamatemi pure stupida, ma volevo chiedervi se qualcuno mi può spiegare come si fa un succhiotto, perché io non ci riesco. Vi prego, aiuto, grazie. Stupida! Capra, 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 capra! Ciao, sono Rebecca e ho 14 anni. A 8 anni ho fatto petting con un ragazzo che conoscevo da 2 anni. A 12 ho slinguato il mio boy di 17 e a 13, sempre io e lui, siamo andati a letto insieme ed ogni giorno avevamo un rapporto. Ora ho un'ossessione per il sesso e vorrei avere un ragazzo nuovo ogni giorno per provare nuove emozioni. Mi ricorda qualcuno questa frase? Faccio l'amore con ogni ragazzo che ci sta e ci godo, ma non sono una troia, ho solo un piccolo problema. Ma va, ma no! Ma cosa ti viene in mente? Direi che per oggi possiamo anche finirla qua. Ciao!